La prima volta mi ha dato uno schiaffo, ma l'ho perdonato. L'altro giorno ho sbagliato a cucinare il suo piatto preferito. È volata una sedia e mi ha dato un pugno. Mi ha promesso che non lo fa mai più e l'ho perdonato. Ieri le ho risposto male perché ero nervosa. Mi ha preso per i capelli e mi ha buttato giù per le scale. Sono quasi morta, ma l'ho perdonato. Oggi sono uscita senza il suo permesso. Dovevo vedere un'amica. Quando sono tornata a casa, mi ha ridotto in questo stato. Ciao Dreamers, come avete visto oggi l'introduzione è diversa, non c'è un'immagine, non c'è la solita sigla nel video e ho fatto appunto questa specie di scenetta con delle scritte anche perché oggi è la giornata delle donne, la festa della donna e io in collaborazione con un'altra ragazza che è Ariel Colina che mi ha gentilmente chiesto di fare questa collaborazione abbiamo deciso di fare un video proprio dedicato alla festa delle donne, ma non è il classico video, sapete, trucco portabile per andare a cena fuori, mimose, regali del mio amorino, no. Noi abbiamo voluto dare un messaggio concreto e forte al web oggi in questa giornata, perché la giornata delle donne serve, secondo me, più che per le mimose, per gli striptease, per le cene fuori, eccetera. Per carità, anche io esco e non è che, cioè, però, secondo me dovrebbe avere un peso maggiore da un altro punto di vista. E abbiamo deciso di dedicare questa giornata a tutte quelle donne che purtroppo ancora oggi vengono maltrattate, picchiate, ridotte in condizioni pietose. Quindi abbiamo deciso di truccarci metà viso bene, insomma, come una donna felice, e l'altra metà del viso con pestaggi e quant'altro ci fosse possibile. Io ho cercato appunto di fare tagli, l'occhio chiuso, delle scoriazioni, il naso rotto e un po' di sanguinamento. Proprio perché avevo già fatto, no? Questo lavoro qua, ve lo ricordate, anni fa, quando feci appunto per dire no alla violenza sulle donne, quando Ariel Colina me l'ha proposto, pensavo all'inizio volesse fare un make-up portabile. Quando invece mi ha detto no, voglio fare un'altra cosa, voglio proprio fare metà viso truccato, metà pestato, ho detto ci sto, perché il tutorial non l'avevo mai fatto di quel video lì, e non avevo mai fatto, cioè di quel trucco lì, non avevo mai fatto neanche un video, e adesso ovviamente mi sono evoluta, che l'ho fatto un po' più sofisticato e con prodotti diversi. E niente, Dreamers, ovviamente il messaggio è dire basta alle violenze sulle donne e dire a tutte quelle donne che purtroppo soffrono perché magari hanno un compagno violento, che le maltratta, eccetera, che dovete ribellarvi, tirate fuori le unghie, gli attributi, perché gli attributi non ce li ha solo lui, ce li avete anche voi, ribellatevi, fatevi aiutare e andatevene. Ricordatevi, voglio dirvi, Dreamers, che quando un uomo vi minaccia o vi alza anche solo la mano, anche se non vi tocca, già il gesto di fare così e minacciarvi di darvi uno schiaffo significa che è l'inizio di una serie di eventi che poi purtroppo progrediranno nel peggio. Non abituatevi a giustificare certi gesti. Quando un uomo vi dà uno schiaffo, non vi ama, punto. Uno schiaffo non si dà a nessuno, cioè, meno che mai a una donna, meno che mai in una coppia. Un uomo che vi ama, uno schiaffo non ve lo darà mai. Si discute, si parla da persone intelligenti, ma le mani non devono volare mai, né da una parte né dall'altra. Quando un uomo vi picchia, non giustificatelo, tirate i tacchi e andatevene, punto. Io l'ho sempre detto e lo continuerò a dire: a me un uomo mi può picchiare una e un'unica volta, però mi deve picchiare bene, nel senso che mi deve lasciare in fin di vita per terra, perché se mi alzo, e quando mi alzo, di sicuro non troverà pace per i suoi sensi e troverà una bella fine, perché di sicuro me la paga e me la pagherà anche molto cara. Io in queste condizioni non mi ci faccio ridurre da nessuno, assolutamente no. Quindi, per tutte le donne che hanno paura, già un uomo che vi fa violenza psicologica è già un inizio verso il appunto il maltrattamento e verso il pestaggio. Ricordatevi che più lo scusate, più lui fa peggio e si sentirà autorizzato a continuare a fare così. Ricordatevi sempre che comunque vi picchia una. Dovete sempre ragionare così: vi picchia una volta, non vi picchierà mai più, nel senso che
quando va a dormire, la sorpresa gliela fate voi. Io la penso così. Come dicono da noi le donne sarde, andrei a dormire prima o poi, no? Una volta mi picchi, poi non mi picchi più, ma non picchi più proprio nessuno, questo è poco ma sicuro. Quindi io invito tutte le donne che sono in queste situazioni a cercare la forza di andare via, fatevi aiutare da amici, parenti, ci sono un sacco di associazioni, fatevi aiutare. Non è possibile che ancora oggi ci siano uomini che fanno queste cose. Purtroppo poi questi uomini sanno benissimo che persone accogliere, vanno a prendere persone che hanno problemi, persone fragili, persone insicure, persone che non hanno un carattere forte, quindi si lasciano magari abbindolare da carezze, amore, poi dopo un paio d'anni iniziano le botte, eccetera. Sono uomini fondamentalmente che si fanno comunque riconoscere quasi subito, perché sono uomini che hanno sempre bisogno di starvi addosso, hanno sempre bisogno di controllarvi. Ricordatevi che le persone così morbose a un certo punto esplodono. Io ne so qualcosa, nel senso che in famiglia ho avuto esperienze di violenza, non ci ha mai picchiato, questo no, anche perché se ci provava, vi ripeto, non si alzava più. Però aveva il vizio, quando era arrabbiato, di lanciare oggetti. Una volta ha lanciato un oggetto contro mia madre, a momenti l'ha presa in pieno. Per fortuna non l'ha presa, sono uscita io e si è ritrovato calcio ruotato fuori da casa, per capirci, ecco. Cioè, però quando una persona inizia così, poi dopo rischia di arrivare a un limite che... No, mi dispiace. Quindi io voglio che tutte le donne che in questo momento si sentono in difficoltà, eccetera, si rivolgono alle persone che possono aiutarle. Se c'è qualcuno che mi segue, che ha questi problemi, si rivolga a qualcuno che lo può aiutare. Se non sapete a chi rivolgervi, scrivete anche a me, vi aiuto pure io, assolutamente volentieri, purché però questa storia finisca. Quindi oggi è la giornata delle donne, io la voglio commemorare così, in memoria di tutte le persone che, le donne che purtroppo sono state vittime di violenze, violenze sessuali, via picchia, pestaggi e quant'altro. E voglio che le donne, infatti, da oggi siano tutte così belle, sorridenti e truccate. Non voglio più vedere cose del genere. Niente, Dreamers, io ringrazio Ariel Qualina per avermi coinvolto in questa collaborazione. Vi lascio nell'info box il link del suo canale YouTube, dove troverete il suo video, che vi invito ad andare a vedere. Spero che il mio tutorial vi piaccia. Vi faccio vedere solo la parte dove creo gli effetti speciali, non la parte dove creo il make up portabile. E niente, Dreamers, vi auguro un buon proseguimento, vediamo cosa ho combinato, e spero che il nostro messaggio sia arrivato. Bacissimi. Allora, ho già fatto la base dalla parte destra e ho colorato l'occhio e le sopracciglia. Adesso vado con la slug a creare le ferite. Inizio con una ferita sulla guancia e metterò il lattice, poi proseguirò a creare con la slug altre ferite anche nel naso, nelle labbra, poi nelle labbra, e applicherò man mano il lattice in modo che possa asciugare gradatamente. Inizio creando le abrasioni, quindi sia sul mento che sulla fronte, e le creo con un pennellino a punta del colore rosso che sfuma. Poi creo delle bollicine con il lattice. Dopodiché, mentre aspetto che asciughi, perché vanno fatte a strati, quindi vanno fatte pezzo per pezzo, vado a colorare le altre ferite con gli acqua color viola, giallo, ocra, rosso, per creare un mix di colori. Riprendo a colorare le abrasioni e vado a fare colorare di rosso e di marrone, sfumando bene tutto, e poi cercherò di prelevare un po' di lattice con le pinzette in modo da creare proprio l'effetto pelle raschiata.
con la slug vado ora a creare il mio effetto occhio chiuso e poi vado a ovviamente rinforzare con lattice e a colorare la zona con sempre gli acqua color rosso, viola, marrone, giallo e ocra. E poi passerò un luccicalabbra per dare l'effetto proprio lucido e un po' di sangue finto. Riempirò poi le ferite con il sangue finto e con i grumi della Kryolan, il Wound Filler. Ed ecco qua Dreamers, questo è il look finito, che ovviamente va così, con la scritta stop. Ora non so se voi la vedrete giusta o al contrario, però comunque la scritta è stop. Proprio per dire stop alle violenze sulle donne, maltrattamenti, eccetera. È fighissimo stare con un occhio aperto e uno chiuso. E niente, spero che il mio messaggio vi sia piaciuto, che la nostra iniziativa vi sia piaciuta. Vi invito ad andare a vedere il video della mia collaboratrice Aria Alqualina che troverete nell'info box. E vi mando un bacione al prossimo video. Ciao Dreamers!